Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che sinceramente ha a che fare con alcune idee, diciamo, se vogliamo, alcune piccole impressioni, alcune opinioni, alcune parole dette da un ex allenatore che sinceramente io trovo che sia di una ignoranza pazzesca, l'ho sempre detto, ma ve lo spiego perché credo che questa sia la sua una chiara frecciatina alla Juventus. Io penso che questo sia una chiara frecciatina alla Juventus perché il modo in cui l'ha detto e la domanda che gli è stata fatta è chiaro che sia una chiara frecciatina alla Juve, in generale alla Juve, credo anche ad altre squadre, ma lui, essendo sempre contro la Juve, credo che ce l'abbia avuta con la Juventus. Quindi torno a ripetere questa cosa qua e torno a ribadire il concetto che ho sempre detto. Ora parliamo sempre del processo, del caso sulle plusvalenze, dei bilanci, di tutta la situazione relativa all'economia. Questo ex allenatore si è schierato contro, insomma, alcune situazioni che io vi devo assolutamente raccontare, perché poi, giustamente, ragazzi, voi dovete anche conoscere, nel senso. Io ho letto queste dichiarazioni e ho detto no, ne devo parlare, devo assolutamente parlare di questa situazione, in modo tale che insieme andiamo ad analizzare questa cosa. Quindi, con calma, adesso noi andiamo a parlarne. Ok, ragazzi, cosa dovete fare? Prima di tutto tre cose: iscrizioni, solito like, solita, sempre la solita, sempre la campanellina. Ragazzi, la campanellina, se non attivate quella, ragazzi, non vi arriva letteralmente niente, quindi mi raccomando, ragazzi, fate questa cosa della campanellina perché è una cosa veramente importantissima perché vi arrivano poi tutti gli avvisi e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social che sono importantissimi, eccetera, eccetera. Allora, il nostro caro Sarri, ragazzi, ex allenatore del Milan, del Parma, eccetera, eccetera, è stato protagonista dell'ennesima intervista all'interno della quale, voglio dire, lui ha effettuato delle dichiarazioni che secondo me sono fuori dal mondo. Lui ha detto che le squadre di calcio devono essere basate sull'economia, ok? Quindi, a prescindere da tutto, una squadra di calcio, rispondendo anche a delle domande sul calcio italiano, eccetera, eccetera, che vince negli anni con i bilanci in rosso, vuol dire che non può vincere, è una cosa illegale, quindi non può farlo. Cioè, per me una squadra che ha i bilanci in rosso e vince è una squadra che non può giocare, è una squadra che sbaglia a farlo, è una squadra che comunque tecnicamente non sta bene e che quindi per me non vale. Ok, ora è chiaro che queste parole qui siano un palese riferimento alla Juve, perché tu hai detto vincere lungo gli anni, quindi l'unica squadra che ha vinto tanto siamo noi, e anche in un periodo in cui il bilancio era in rosso, quindi è evidente che Sacchi ce l'avesse anche un po' con la Juventus. Però Sacchi scorda e dimentica e fa finta, insomma, eccetera, eccetera, che lui è stato spesso a capo di squadre che avevano problemi economici, perché lui è stato a capo del Milan straordinario che lui ha allenato nel corso degli anni, che comunque poi ebbe problemi economici grossi, proprio per le enormi, insomma, problema per quei soldi straordinari che erano stati spesi negli anni precedenti, lui stesso provocò problemi di bilancio nel Milan, così come è stato dirigente di società che avevano problemi di bilancio. Quindi una volta, ancora una volta, Sacchi si dimostra totalmente incoerente nei confronti della Juve, dimostrando comunque quanto quest'uomo abbia un problema proprio sotto tutti i punti di vista. Allora, io vi dico una cosa, forse dirò anche una cosa sbagliata, forse dirò anche una cosa che voi mi contesterete, però io devo essere sincero, sinceramente, ok? Io non ho mai apprezzato Sacchi, mai, ma sotto molte cose non ho mai apprezzato. Sacchi viene spesso disegnato come colui che ha rivoluzionato il gioco del calcio in Italia, come colui che ha portato un nuovo modo di giocare a calcio. Non sono d'accordo perché Sacchi ha semplicemente scopiazzato dei concetti tattici che erano vecchi di 40 anni. Li ha presi e li ha portati in Italia, è vero, ma ha potuto farlo perché ha avuto la possibilità di allenare una squadra che non aveva una squadra straordinaria, che non aveva tutti i campioni principali del mondo, il Sacchi. Quindi è normale che Sacchi producesse un certo tipo di qualità in mezzo al campo. Sarebbe stato strano incontrare, tant'è vero che dal momento in cui Sacchi è
uscito fuori dal Milan, Sacchi non ha vinto più niente di importante, per farti capire che i giocatori contano all'interno di una squadra. Tu puoi avere le idee, ma non contano se non hai i giocatori. E Sacchi questo non lo capisce, perché deve sempre andare a criticare, perché deve sempre andare ad attaccare, perché deve sempre comunque avere questo atteggiamento che secondo me è molto, molto arrogante, molto... Ora, dopo tutto questo che abbiamo detto, si sposta il suo discorso anche da un punto di vista puramente legato ai soldi. Ma tu di economia non capisci niente. Cioè, fondamentalmente tu stai parlando di una materia che tu non conosci, quindi perché quest'uomo continua ad avere questo atteggiamento sbagliato nei confronti delle squadre? Ma per... Allora, tutte le squadre attualmente, purtroppo, nel mondo hanno problemi di bilancio, perché questo è un mondo diverso rispetto a qualche anno fa, va bene? Per varie motivazioni. Guarda che anche le squadre europee hanno problemi di bilancio, non è che le squadre europee non ce li hanno i problemi di bilancio. Problemi di bilancio ce li hanno tutti. Allora, che fa? Se una squadra vince con una competizione con dei problemi di rosso in bilancio, non gli diamo il premio? Cioè, no, che cosa fai? No, io non te lo posso dare il premio, raga, perché voi già avete il bilancio in rosso. Il bilancio in rosso non è un problema grave, è un problema che va risolto. Il problema è un altro. Quando tu hai debiti enormi, quello è un problema. Quando tu vai a vivere una situazione economica con dei debiti enormi, che tu lì ti dico, oh là però la squadra non può stare così, perché se hai dei debiti non puoi iscriverti, non puoi parlare, lì hai ragione, ma se tu parli di bilancio e di rosso non hai ragione. Quest'uomo ogni volta che parla e ogni volta che dice delle cose sbaglia. È una cosa incredibile. Lui vive una vita, lui secondo me è come quelle, sai, quegli anziani de 100 anni, quelli che ti dicono, ai miei tempi, quando ero piccolo io, io andavo a scuola a piedi e c'è stava la tormenta, la valanga, c'è stava il mo, c'è stava la cosa, il mo, voi i giovani siete tutti viziati, non c'avete valori, eccetera, eccetera. Sembra quei vecchietti de 100 anni con la sigaretta, il cappello, cioè lui va a criticare chiunque, sempre e comunque, in ogni momento, punta il dito contro chiunque. Cioè, io vorrei chiedere a Sacchi cosa ha fatto per avere questa arroganza. Cioè, hai vinto dei trofei basati su una squadra enorme, con un sacco di talento, un sacco di cose, ti fai... Cioè, sembra che questo abbia fatto chissà cosa. Boh. Cioè, non mi dite poi, no, perché un'altra volta ho incontrato di qua, no, perché tu sei sempre contro Sacchi. Sacchi ha rivoluzionato... Ma Sacchi per me non ha rivoluzionato niente. Sacchi per me non ha creato niente, ha preso e ha copiato e ha avuto la possibilità di farlo. Ma non è che Sacchi ha creato qualcosa. Capite qual è il discorso? Allora perché io mi devo stare in silenzio? Cioè io Sacchi, io lo devo affrontare questa situazione. Sacchi è sempre stato uno che non ha mai saputo parlare. Punto. Cioè non ha mai saputo parlare. Non è mai stato un uomo che ha detto delle cose giuste. Se tu vai a vedere, ha sempre detto cavolate. Sempre. Sempre. E allora, perché ogni volta dobbiamo parlare sempre delle solite cose, sempre delle solite situazioni, a dire sempre i soliti... Cioè, io non so come si possa arrivare a questo livello e fare finta di niente. Cioè, non riesco a capire come Sacchi possa essere libero, cioè possa parlare e sentire e dire delle cose su materie che... Cioè, tu non sai niente di questa cosa qua. Come fai a giudicare una società? Cioè, frecciatine, non frecciatine, quello, quell'altro, perché no, perché lui non vince, non è perché... Cioè, se, per Sacchi, Sacchi abbiamo vinto scudetti a ripetizione in Italia. Abbiamo fatto delle finali europee dove abbiamo incontrato le squadre più forti degli ultimi 80 anni di calcio, probabilmente, e Sacchi non li è uscita mezza... Sacchi sta sempre a criticare. Cavolo, ma tu per criticare in continuazione e per dire sempre le stesse cose in continuazione, c'è un problema. È una cosa impressionante. Vai a farti anche, vai a cercare anche di essere un pochino più umile. Cioè, perché proprio siamo proprio sulle cose diverse. Qui ognuno di noi ha delle cose importanti. Cerca di essere un pochino più umile, perché non è che tu fai, non è che tu hai fatto, ah, Sacchi può parlare di tutto. Per me Sacchi non sta neanche fra i primi allenatori, non riesco neanche a vedere il talento di Sacchi, perché nel momento in cui lo devo vedere è sparito.
Sacchi sparito dopo il Milan, sparito, sparito, sparito. E ogni volta ci sono dei ragionamenti e delle situazioni e delle cose che veramente, ragazzi, io non capisco quale sia il problema in tutto questo. Cioè, continua a parlare e a dire una serie di cavolate una dopo l'altra. Non c'è mai una volta che dica delle cose che sono serie. Cioè, boh, io non so il problema quale sia, che problema c'è sinceramente con quest'uomo. Perché a un certo punto dico, ma sto ragazzo, sto tizio, c'ha un problema. Perché tu non puoi andare sempre a criticare. Molti là, poi un'altra volta lui critica sempre, ma una volta che sento, oh, questa è una cosa, l'ha dato dei meriti a qualcuno, mai, mai, è un continuo criticare, ma chi è, cioè, ma chi è che può fare questa cosa qua? Cioè, qui siamo veramente alla follia, alla follia. Alla follia, la lezione da Sacchi sulla lezione di no, cioè risposte tutte e tre uguali, tu leggi l'intervista, dà delle risposte, tre risposte, tre risposte, tre risposte tutte uguali, sta sempre a parlare delle solite cose, è una cosa impressionante, è un uomo che continua ad essere di una. Proprio, boh, io non riesco a vederci l'odio, non riesco ogni volta che parla questo, io non, boh, non lo so. Uno è considerato, adesso siamo considerati, sono tutti bravi quei giocatori da 80 milioni, tutti bravi, sono tutti bravi. Siamo arrivati a un punto in cui sono tutti bravi, quei giocatori da 80 sono tutti bravi. E siamo sempre là. Poi dite che io ce l'ho con Sacchi, cioè, ma non è che ce l'ho con Sacchi, è che me li tira, cioè no, perché tu ce l'hai con Sacchi, non ce l'ho, è che me li tira ogni 2 minuti, me li tira, è normale che io mi arrabbi poi da questo punto di vista, tanto mi faccio qua, tanto perché sono scomodo, ragazzi, quindi fatemi sapere un pochino voi nei commenti che cosa ne pensate, datemi un'opinione su questa cosa, cioè fatemi sapere un pochino, fatemi sapere cosa ne pensate.